Ferri, prego. Grazie Presidente. Allora, devo dire che provo un certo imbarazzo a illustrare le posizioni che portano a votare contro questo provvedimento, perché tante sono le contraddizioni del Ministro Bonafede e di questo Governo su questo tema, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di merito. E inizierei con una contraddizione che voglio segnalare tramite lei, Presidente, all'Aula, a proposito del metodo con cui il Governo ha portato nelle aule parlamentari questo provvedimento. E inizio parlando della fiducia. Io mi sono andato a rileggere le dichiarazioni dell'allora onorevole Bonafede il 13 giugno 2017. Il Governo Gentiloni metteva la fiducia sulla riforma penale e, intervenendo in aula, l'onorevole Bonafede diceva: perché il Governo pone la fiducia su questa legge? Perché, come al solito, hanno paura del voto segreto? Hanno paura dei franchi tiratori e hanno paura di mettere la faccia su una legge del genere e quindi chiudono il dibattito parlamentare e vanno direttamente al voto. Questo era il pensiero dell'onorevole Bonafede su una riforma importante come quella del processo penale, dove noi ci abbiamo messo la faccia e ci crediamo per il funzionamento della giustizia. Pochi giorni fa, il 13 dicembre del 2018, il ministro Bonafede, questo è il cambiamento, da onorevole a ministro, ma cambia anche il suo pensiero. La coerenza voleva che tenesse quella posizione anche sulla fiducia e invece con queste parole ha accompagnato la fiducia al Senato. La fiducia è l'istituto con cui un governo dà importanza a un provvedimento, stabilendo che quel provvedimento è fondamentale per l'azione del governo e deve essere approvato perché il governo continui nella sua azione. Ritengo giusto che il governo, come il suo diritto fare, ponga la fiducia. Questa è la coerenza. L'ho voluto ricordare per far capire, signor Presidente, anche a chi ci ascolta, quanto sia difficile fare opposizione quando la realtà venga travisata e quando non si dica realmente quello che si pensa. Ecco la questione di metodo su un tema come quello della fiducia, dove si cambia completamente versione. E ancora, quando il ministro Bonafede alcuni giorni fa, raccogliendo sì qualche segnale positivo, perché noi con onestà intellettuale riconosciamo quando qualcuno dice qualcosa di positivo, il rapporto Greco valuta positivamente in prospettiva questa riforma, riferendo ad alcuni vuoti del terzo ciclo. Ebbene, le riforme dei governi Renzi e Gentiloni, rispetto al rapporto Greco, la Commissione Greco si è espressa così: ha ritirato una raccomandazione. Quindi in questo caso, di fronte a questa riforma, dà dei segnali positivi dicendo colma dei vuoti nel terzo ciclo. Quando abbiamo fatto noi le riforme, il rapporto Greco, che lui, il ministro, tanto si vanta, ha portato l'Europa a ritirare una raccomandazione e quindi è stato formulato un atto che è stato approvato. E quindi il rapporto approvato il 7 dicembre 98, con cui si è chiuso il quarto ciclo e si è ritirata la raccomandazione, è dovuto alle riforme che sono state fatte. Ho introdotto questi temi per far capire come un governo responsabile, con questa riforma oggi, non spazzi i corrotti come ci vuol far credere, ma in realtà travolge tutte le riforme, i principi che stanno nel nostro ordinamento, creando anche dei mostri giuridici e non risolvendo invece il vero tema della prescrizione, che riguarda, come ci hanno detto gli auditi, l'organizzazione, riguarda una seria depenalizzazione e tutto un sistema che oggi non viene toccato. Quindi su questi temi noi vogliamo batterci e vogliamo ricordare anche, perché io ricordo gli interventi in prima lettura in questo aula, quando si faceva credere all'Italia, al Paese, che con questa legge chi sbaglia paga. Non è vero. Forse con le nostre leggi chi sbaglia paga.
Con questa legge non si risolve niente e si creano delle questioni giuridiche che arriveranno fino in Cassazione, che toccano dei principi basilari del codice. E allora ricordiamo agli italiani che grazie alle nostre leggi, grazie agli aumenti di pena sui reati di corruzione e alcuni reati contro la pubblica amministrazione, penso al 319 del codice penale, la corruzione a seguito di atti contrari ai doveri d'ufficio, vengono punite oggi, si prescrivono in quasi 20 anni. E allora va detto, perché se un sistema come quello italiano non riesce a garantire una risposta in 20 anni, vuol dire che qualcosa non va. E allora ricordiamo questi tempi. Allora oggi dire chi sbaglia paga, i corrotti in galera, non è vero che si avranno con questa legge, ma guardiamo il sistema attuale e quello che è stato fatto. Non solo, ma quando noi abbiamo riformato la prescrizione in prima lettura, introducendo la sospensione di 18 mesi tra la sentenza di primo grado e la lettura del dispositivo in secondo grado, e tra i 18 mesi tra il secondo grado e la lettura del dispositivo in Cassazione, recuperando quindi 3 anni che si aggiungono ai tempi prescrizionali ordinari, quando noi abbiamo introdotto questa riforma in prima lettura sulla prescrizione, il Movimento 5 Stelle si è astenuto in prima lettura. Quindi l'astensione, mi insegnate, non è certamente un voto contrario. Quindi oggi dire che quello che è stato fatto sia da buttare via, che oggi sia una riforma epocale che vada a punire i corrotti, gli imprenditori onesti, non è vero. E lo voglio dire con forza, perché negli anni di governo abbiamo lavorato con serietà, intervenendo sia sulla prescrizione sia sui reati contro la pubblica amministrazione, obbligando a restituire la tangente per accedere ai riti alternativi, limitando il beneficio della sospensione condizionale a chi restituiva la tangente, alzando le pene, aumentando i tempi prescrizionali dei reati contro la pubblica amministrazione della metà e non di un quarto, modificando l'articolo 161 del codice penale. Queste sono le riforme che sono state fatte, queste sono le riforme che sono state approvate dal Greco, dalla Commissione Greco, dal gruppo Greco, e che hanno portato al ritiro della raccomandazione. Allora si dica la verità, l'onestà intellettuale voleva che questo governo monitorasse le riforme che sono state fatte, non le spazzasse via, distruggendo un sistema penale che porterà all'inefficienza, porterà alla sospensione sine die dei processi. Invece un'attenzione doveva essere fatta su un monitoraggio serio, e poi, qualora non fossero state efficienti queste riforme, eravamo i primi a contribuire e a lavorare per una nuova stagione di riforme, perché non abbiamo mai avuto paura di riformare e di creare un sistema che funzionasse. E allora ricordiamo questi tempi, perché quando poi mi sentirò dire che grazie a questa legge gli imprenditori onesti sono premiati e quelli corrotti no, non è vero, e questo va detto. Non solo, ma se un sistema come quello della trasparenza, come quello degli appalti, non consenta di garantire alle patrie galere un imprenditore che corrompe in 20 anni, è una sconfitta per tutti, per lo Stato, per le imprese, perché lo stesso sarà in difficoltà l'imprenditore onesto, perché se sospendo il procedimento ci sarà un'impunità, perché se io sospendo un procedimento rimarranno ingannate sia le persone offese che sono parte del processo. E allora mi si deve spiegare che tutela possono avere le persone offese di fronte a un processo sospeso sine die, che tutela possono avere quando si parla di certezza della pena, e lo dico al Ministro Bonafede, a lei e ai vostri alleati di governo, quando parlate di sicurezza. La sicurezza si garantisce con la certezza della pena, la certezza della pena inizia quando si esegue, nella fase esecutiva. E se te sospendi il processo penale non inizi l'esecuzione della pena, e quindi non vuol dire garantire la sicurezza. E allora ditele queste cose. E quando una persona viene condannata per abuso sessuale, e oggi con le nostre riforme si prescrive in più di 20 anni, sono 10 anni di pena, aumentati del doppio, si va a 20, più i 3 anni che abbiamo introdotto con la riforma Orlando, in 23 anni. Allora se io in 23 anni non riesco a dire a quel genitore
se quel tizio ha abusato su suo figlio e gli sospendo poi un processo sine die e non so se chi ha abusato continua ad andare in giro ad abusare oppure se è innocente è giusto che sia assolto, allora che garanzie do, che sistema do ai cittadini? Queste sono le contraddizioni. E allora non raccontate le favole agli italiani, con onestà raccontiamo cosa le novità di questa riforma, che non ci sono e non aggiungono niente. E allora davvero torniamo al confronto. Noi eravamo disponibili in commissione a confrontarci su questi temi, ci avete calato come un asso, e poi un asso non era, perché abbiamo visto le contraddizioni. Deve concludere. Un emendamento sulla prescrizione quando si parlava di anticorruzione e di sistema dei partiti politici, di trasparenza. Anche questo denota la paura. Deputato Ferri, deve concludere, se no. Quindi basta con le favole, basta con gli slogan, diamo agli italiani un sistema penale e una giustizia che funzioni davvero e che sia rapida e che non sospenda la risposta di giustizia. Grazie.